come il giudice di grazia, ma cercherò di fare del mio meglio. Le leggi è bene che vadano a colmare il vuoto normativo. Il fine ultimo della politica è proprio quello di dare i mezzi a legiferare. Il compito delle appartenenze politiche attraverso le proposte di DDL è effettuare un'azione sul territorio, certo attraverso leggi che dovrebbero garantire diritti e doveri primari della Costituzione, attraverso la quale tutti dovremmo essere uguali. Ma spesso la norma si contraddice, la norma si interpreta e ben vengano le norme che facciano chiarezza. A volte quando si vanno a costituire le leggi vengono emendate da questa e da quella parte politica. Spesso se ne toglie la valenza iniziale, come è accaduto ad esempio sulla legge sulle intercettazioni. La legge dovrebbe togliere a tutti gli abusi di potere, è chiaro. Il giudice di grazia ha un grande merito, quello di voler risanare questo territorio. Territorio che spesso viene denigrato da cronisti che si trasformano in scrittori improvvisati e scrivono libri. Va bene che si parla di mafia, i problemi si affrontano, ma il problema della legalità va saputo anche presentato ad una platea. Non si possono raccontare fatti sotto forma di pettegolezzo, cadere nella mediocrità, e spesso e puntualmente questo accade. I migliori medici affermano che la prevenzione sia più importante della diagnosi e della cura. Il problema della mafia va deciso con l'educazione alla legalità. L'attuazione del 41 bis, quando è applicato, purtroppo è una sconfitta. L'unica arma è l'educazione, attraverso la formazione delle coscienze. La famiglia, la scuola, la chiesa, la cultura e lo sport possono concorrere a cambiare lo stato delle cose attraverso una concertazione attiva. Ho concluso, grazie Presidente. Grazie consigliere.